percorso del genere, viene spontanea una domanda. Un Venanzio Ortis, un Fava, tanto per fare dei nomi di crossisti, non potrebbero avere delle possibilità di vincere addirittura o di piazzarsi? Tra le altre cose, il regolamento stabilisce che la bicicletta deve avere un freno, quindi al limite, un freno non due, quindi al limite si potrebbe prendere una bicicletta da pista, mettere un freno e far correre un Venanzio Ortis o un Fava, visto che 4/5 del percorso debbono essere affrontati a piedi. Non ci hai pensato? A questo punto si potrebbe anche farla di plastica, dato che si deve portare tanto sulle spalle, no? Così avremmo molto meno peso. Però c'è da dire una cosa, il percorso è stato un po' alleggerito. Se fosse stato veramente come era ieri il percorso, lasciato il tracciato intatto come era stato prefissato, e sarebbe stato davvero più da Ortis che non da un corridore ciclista. Ecco, tra le altre cose, domenica scorsa, che avevo proprio la domenica sportiva, sia Ortis che Fava, se l'avessi saputo te l'avrei potuti portare qui, anche perché sappiamo che ha avuto delle notevoli difficoltà per la formazione dei quattro professionisti. Puttini è uno svizzero che è stato naturalizzato proprio alla vigilia del mondiale. Paolo Guerciotti è un industriale che è passato professionista proprio per darti la possibilità di schierare quattro azzurri. Antonio Saronni era dilettante sino a un mese fa e l'hai fatto passare professionista, e la stessa cosa dicasi per Fatato, che è un esordiente. Diciamo che ti è mancata la forza trainante dei Pitossi e dei Panizza. E infatti è un po' così, perché quando Franco partecipava a ciclocross magari faceva un po' da specchio anche agli altri, no? E così Panizza. E mancando loro ci siamo trovati un po' in difficoltà, in quanto il numero di partenti alle gare di ciclocross è stato molto limitato. Però d'altra parte si adopera il materiale che abbiamo, e ritengo che sia utile però che i professionisti partecipino al ciclocross, perché possono sempre essere indicativi per quello che riguarda le giovani generazioni alle quali io penso e raccomando di fare questa disciplina. Intanto vedete che in prima posizione c'è sempre con il numero 7 l'olandese Henny Stampnider, in seconda posizione c'è l'elvetico Müller, poi con il numero 1 vedete Liboton e in quarta posizione c'è il nostro Vito Titano. Avete visto che i corridori sono costretti, dopo aver usato la bicicletta proprio per pochi metri, a cambiarla per consentire ai meccanici di effettuare una completa pulitura, perché la bicicletta è proprio, viene ridotta in condizioni terribili. Renato Longo accanto a noi, Renato Longo di Vittorio Veneto, il panettiere che ha dato all'Italia 5 titoli ridati, è ritornato nella natia Vittorio Veneto, è ritornato alle origini ed è ritornato anche all'antico mestiere. No, esattamente all'antico mestiere no, perché mentre prima di correre in bicicletta facevo il panettiere, ora faccio il torcitore alla SNIA e pertanto faccio il filo, è un mestiere completamente diverso dal primo. E per quanto concerne questo percorso? Questo percorso penso che sia uno dei più massacranti percorsi che io mai abbia visto. A Zurigo, nell'ultimo campionato del mondo che io vinsi, era un percorso facsimile a questo, ma diciamo un po' più pedalabile. Questo è un percorso veramente massacrante, in cui oltre a saper stare bene in bicicletta richiede anche una preparazione ginoatletica non indifferente, e cioè saper correre molto a piedi. Grazie, ringraziamo Martini. Longo, preghiamo di rimanere accanto a noi. Ci rivedremo, Alfredo, domani per parlare più diffusamente del campo dei professionisti. Intanto vedete tutta la zona riservata ai meccanici, agli accompagnatori. Diciamo che accanto alla gara degli atleti, dei corridori, c'è una corsa parallela riservata agli accompagnatori, che devono sempre seguire, essere sempre pronti ad intervenire. Intanto vedete che i belgi lanciano all'attacco
un loro rappresentante, Liboton, Roland Liboton, che è partito al contrattacco, eccolo qua nella scia di Stan Snyder. Siamo alla seconda tornata, vedete Vitano. Vitano che ha conquistato globalmente 65 successi, 10 nel 78, di cui 2 su strada e 8 nel ciclocross. È stato azzurro. Ecco che è passato intanto Stan Snyder, che è passato al primo posto. Ecco Liboton in seconda posizione, Liboton. 10 secondi il ritardo di Liboton. Ecco Titano con due svizzeri. Ed ecco che Vanier passa con un ritardo di un minuto. Ecco, vedete Franco Vanier, il 7 volte campione d'Italia, è passato con un ritardo di un minuto. Siamo alla seconda tornata, vi ricordiamo che il campionato del mondo dei dilettanti si disputa su una distanza globale di 19 km e mezzo, 7 giri di un percorso che in partenza doveva essere di 3 km e che successivamente è stato ridotto a 2 km e 700 metri, è stato tolto tutto un tratto estremamente fangoso nei pressi del traguardo in un prato. Il secondo giro è stato percorso in 10 primi e 47 secondi. Diciamo che questo campionato del mondo è servito non solo alla federazione per fare il consueto raduno di inizio di stagione, ma anche a tutti i direttori sportivi, a tutte le squadre, per ritrovarsi, per confrontare i programmi. Ci sono state numerose presentazioni, una ieri sera, quella della formazione abruzzese della GIS, che ha come capitano quest'anno De Vlaeminck, Roger De Vlaeminck. Ecco, con il numero uno intanto vedete il grande favorito, il campione del mondo uscente, il ventenne belga Roland Liboton. De Vlaeminck che domani gareggerà nella prova riservata ai professionisti. Enfant du pays, Battaglin qui sul podio. Quest'anno sarà leader di una nuova formazione, la Inox Fram. Quali possibilità hai di inserirti in quello che viene definito ormai il trio dominante del ciclismo nazionale, vale a dire Moser, Saronni, Paronchelli? Le possibilità ci sono. Spero di migliorare ancora, dato che ho visto i miglioramenti dell'anno scorso, quindi spero di migliorare e di inserirmi anch'io perlomeno nei primi quattro. Ecco Battaglin, tu sei uno tra i più noti professionisti, tra i più noti stradisti, per quale ragione non vi dedicate d'inverno a questa specialità? Beh, innanzitutto veniamo fuori una stagione molto intensa, stanchi diciamo anche, quindi teniamo a riposarci per partire la stagione nuova carichi, pieni di forza, facendo uno sport così, visto che è così duro, impegnativo, poi con terreno non adatto a noi, diciamo che è meglio stare a casa, perché facciamo anche brutta figura. Il tuo esordio stagionale? Ecco che passa Flaiban con un ritardo di 3 minuti e mezzo. Beh, si partirà con Trofeo Leiguelia e tutte le classiche. Ma a questo proposito vorremmo sentire, visto che accanto a te c'è Davide Boifava che fa il suo esordio tra i direttori sportivi, possiamo completare la formazione? La formazione dell'Inos Pran sarà la seguente: Battaglin capitano con Vanzo, Pugliese, Sant'Ambrogio, Foresti, Mantovani. Poi ci sono 5 neoprofessionisti che sono Moro, Berto, Leali, poi ci sarà
Sigurotti e Bracchi, che sono i due campioni d'Italia di dilettanti che provengono dal vivaio del Lino Spram. Grazie. L'esordio quest'anno in campo corse su strada avverrà con il consueto trofeo Laigueglia. Si inizia, ricordiamo, la stagione su strada il 20 febbraio con Laigueglia, mentre la sei giorni, che è l'unica sei giorni in Italia, l'unica possibilità di effettuare un confronto in pista, dal 10 febbraio al Palazzo dello Sport di Milano. Grazie, vediamo, ecco intanto che passa il quarto azzurro Benato con un ritardo di 5 minuti. Fra i direttori sportivi presenti vediamo Pezzi, Franchini, Zandegù, Carlino Menicagli, poi anche Pieroni e Chiappano. Praticamente quasi tutti i direttori sportivi in campo professionistico sono presenti qui a Saccolongo, dove si disputa oggi il campionato mondiale ciclocross dilettanti. È arrivato anche Ferretti, al quale abbiamo domandato notizie di Felice Gimondi. Ci ha detto che Gimondi parteciperà sicuramente alla sei giorni di Milano, poi ha in programma un altro paio di sei giorni, dopodiché deciderà se continuare a livello kermesse circuiti o se continuare anche per le corse su strada. In prima posizione con il numero 7 l'olandese Roland, l'olandese Henny Stamsnijder. Approfittiamo della presenza di Edgar Sorgelos per avere l'esatta dizione di questo corridore. Allora, come si chiama esattamente? Stamsnijder. Stamsnijder. Edgar Sorgelos, corridore all'epoca di Van Looy, vincitore di Sassari-Cagliari, due volte ci precisa, vincitore della Sassari-Cagliari, dopo essere stato aiuto di Fred De Bruyne, ora che De Bruyne è passato dal microfono alla guida di un'ammiraglia, Edgar Sorgelos rimane nel campo della televisione ma è passato dal Belgio all'Olanda. Intanto ecco in quadrato il nostro Ditano, il migliore degli azzurri. Qualcuno lo ha definito il nuovo Renato Longo proprio per queste sue caratteristiche fisiche. Sentiamo il parere di Longo su Vito Ditano. Sì, diciamo che la caratteristica fisica di Ditano si assomiglia un po' a quella di Longo, e cioè abbiamo visto Ditano esplodere come è esploso Longo ai suoi tempi. Ha iniziato l'anno scorso a fare del ciclocross, lo abbiamo visto quinto ai campionati del mondo dello scorso anno, lo vediamo oggi lottare per le prime posizioni anche in un percorso così eccessivamente duro, e speriamo in futuro che sia una valida sostituzione di Longo. Senti, tu sei stato l'unico rappresentante, diciamo sei l'eccezione che conferma la regola. In Italia non ci sono atleti che si dedicano a questo sport, per quale ragione? Ma diciamo che lo sport del ciclocross è uno sport molto duro. Soprattutto che non offre nessuna possibilità di guadagno. Sì, effettivamente questo non è redditizio come sport, e richiede dei grandi sacrifici anche per la preparazione atletica. Richiede molta attrezzatura meccanica, e non tutti sono disposti a spendere dei soldi per attrezzarsi meccanicamente, per prepararsi anche in condizioni invernali abbastanza rigide. Ci sono dei giovani che vengono a fare del ciclocross ma dopo poco tempo tralasciano immediatamente e preferiscono correre su strada o su pista. Diciamo che praticamente tanta fatica, tanto freddo, tanta pioggia solo per poter leggere il proprio nome il giorno dopo sulle gazzette sportive. Sì, esattamente, non sempre la fatica che fanno è compensata adeguatamente. Ecco, questo è l'olandese che ha il comando della corsa, vi ricordiamo il numero 7, Henny Stamsnijder, Olanda, con il numero 1, Roland Liboton,
il campione del mondo uscente, che è il belga, il nostro Vito Di Tano, eccolo inquadrato, ha il numero 63. Vagneur, il campione d'Italia, è il numero 65. Ogni squadra può schierare un massimo di 4 corridori. Il Belgio ne schiera 5 perché da 2 anni il campione del mondo partecipa di diritto al campionato del mondo. Ed eccoci al terzo passaggio. È passato Stan Snyder qui sul traguardo, mentre vedete Liboton che è in seconda posizione. Stan Snyder è già passato. E in seconda posizione c'è Di Tano. Allora, Di Tano ha 45 secondi di ritardo dall'olandese Stan Snyder. Allora, in prima posizione c'è Henny Stan Snyder, in seconda posizione Di Tano. Ed ecco che passa in terza posizione Müller e poi Liboton a un minuto, poi ecco che passa Steuneink, poi è la volta di Vagneur con il polacco Cielecki. Siamo al terzo giro. Di Tano, ripetiamo per coloro che si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento, stiamo trasmettendo da Saccolongo in provincia di Padova il campionato mondiale di ciclocross, campionato mondiale che al terzo dei 7 giri in programma vede al comando l'olandese Henny Stan Snyder con un vantaggio di 45 secondi nei confronti del l'azzurro Vito Di Tano, il pugliese, mentre il terzo giro è stato il più veloce sino a questo momento, tempo globale 9 primi e 48 secondi. Siamo ormai al limite della mezz'ora di gara. Il campionato del mondo si è iniziato alle ore 14. È la terza volta che il mondiale di ciclocross si disputa in Italia. Nel 54 a Crenna di Gallarate, la prima volta nel 65 a Cavaria, sempre in Lombardia. Ora siamo passati nel Veneto, riportiamo Saccolongo in provincia di Padova. L'anno scorso in Spagna si laurearono campioni del mondo tra i dilettanti Liboton, fra gli svizzeri Albert Zweifel, che è ormai diventato il dominatore della specialità in campo professionistico, 3 titoli iridati, sempre davanti al connazionale Frischnet. Ritorna a gareggiare quest'anno Roger De Vlaeminck e con lui ci sarà anche il fratello Eric De Vlaeminck, che è stato tra i più grandi ciclopratisti di tutti i tempi. Diciamo che oggi qui a Saccolongo si sono ritrovati i 3 più grandi ciclopratisti di tutti i tempi, vale a dire Wolfscholl, che abbiamo visto in veste di commissario tecnico effettuare un giro sul percorso, Eric De Vlaeminck, che ritorna a gareggiare dopo le molte incredibili vicissitudini. Eric De Vlaeminck, intanto vedete Di Tano ha avuto a che fare spesso con la polizia e spesso con gli psichiatri, ha avuto grossi problemi a livello cervello e a livello polizia. Ritorna nuovamente a gareggiare dopo aver conquistato 7 titoli mondiali, e Renato Longo, che è stato il più grande tra i nostri. Che effetto ti ha fatto rivedere De Vlaeminck e Wolfscholl? Bene,
A me fa sempre piacere ritrovarsi, anzi ci siamo ritrovati con Bolso un 4 settimane fa, che ha partecipato a un cross internazionale qui a Sacco Longo, che aveva accompagnato il figlio suo, Reiner. E Eric Derlami non l'ho ancora visto, ho sentito i giornalisti belgi, i quali mi hanno detto che è qui presente, però io non ho ancora avuto l'occasione di vederlo e spero di vederlo prima di sera. Sperando che non combini qualche guaio prima di sera e che domani possa essere regolarmente al via. È uno dei più... Ecco, intanto il passaggio al terzo giro, primo a Stan Snyder, secondo di Tano a 45 secondi, poi Müller Liboton a 1,20 e poi il polacco Cilecki in sesta posizione. Roger de Vlaeminck, che quest'anno ritornato numero uno di una formazione, può riconquistare il titolo mondiale dei professionisti di ciclocross. Roger de Vlaeminck fu campione del mondo nel 75, il fratello Eric collezionò una serie di vittorie consecutive dal 68 al 73. Eric de Vlaeminck, ripetiamo, uno tra i più grandi specialisti di ciclocross, ritorna a gareggiare il campionato del mondo di ciclocross. Si effettuò per la prima volta a Parigi nel 50 e vinse Jean Robic, ex vincitore di un Tour de France. Per questo i francesi volevano tentare il gran colpo di lanciare Hinault in questa specialità. Bernard Hinault, trionfatore dell'ultimo Tour de France, si era giudicato un paio di ciclocross, poi ha preferito rinunciare per dedicarsi alla preparazione della prossima stagione. Dominato dai francesi il campionato del mondo nelle prime edizioni, con Robic nel 50, Rondeau per tre anni consecutivamente dal 51 al 53, poi Dufresne dal 54 al 58, poi primo successo di Longo nel 59, Lotta, Longo, Volsol dal 59 al 67, ultimo successo di Longo a Zurigo, poi de Vlaeminck che aveva vinto a San Sebastiano nel 66, dominatore Eric de Vlaeminck, dominatore dal 68 al 73, poi un altro belga, Albert Van Damme, Roger de Vlaeminck nel 75 e poi l'epoca di Albert Zweifel, vincitore nel 76, nel 78, nel 76, 77 e 78, sempre davanti a Frischnet con nazionale. Frischnet che prima del successo a Chassis-d'Azergues nel 76 aveva sempre battuto Zweifel, Albert Zweifel, che ricordiamo intanto, ecco, di Tano, meravigliosa prova del corridore pugliese che anche l'anno scorso fu il primo dei nostri. Dicevamo Albert Zweifel, che aveva all'inizio tentato anche la carriera come stradista, lo ricordiamo nella formazione diretta da Dino Zandegu partecipare ad un Giro d'Italia dove si piazzò intorno all'ottantesima posizione. Ecco intanto che è passato sul traguardo Benato con un ritardo di 8 minuti. Vi ricordiamo la composizione e i numeri di gara dei quattro italiani che partecipano a questo campionato mondiale di ciclocross. Vito Di Tano, che si trova in seconda posizione, ha il numero 63. Poi il campione d'Italia Franco Vagneur, il numero 65, Giovanni Flaiban, il numero 64, Giancarlo Benato, il numero 62. Quattro azzurri, il migliore sino a questo momento è Vito Di Tano, che è in seconda posizione. Ripetiamo la distanza globale, 19 km e mezzo, pari a 7 giri del
percorso che è stato ridotto a 2 km e 7. Ecco qua un primissimo piano di Ditano. Siamo al quarto passaggio, superata la boa di metà corsa. Ecco qua che passa in prima posizione l'olandese Henny Stamsnijder, numero 7. Vi ricordiamo che al precedente passaggio Ditano, che ora vedete inquadrato, aveva un ritardo di 45 secondi, sta recuperando. Il ritardo di Ditano ha dimezzato il distacco da 45 a 25 secondi. Ed ecco che passa lo svizzero Müller. 45 secondi per il rosso crociato Müller. Ed è Wagner che sorride e saluta il pubblico. Un minuto il ritardo di Franco Wagner. Ecco il polacco Cieliki e il belga Libotom. Il ritardo di Cieliki e di Libotom 1:40. Un altro polacco che transita. Si tratta di Stenke, Tadeusz Stenke. Poi uno svizzero Stoneik, anzi un olandese Stoneik, un altro polacco Makowski. Ecco intanto sempre l'olandese che guida la corsa. Ora transita un altro corridore elvetico, Hauselmann. Diciamo che a livello squadra i polacchi sono un po' la sorpresa, ecco che ne passa un altro. Quattro polacchi nelle prime posizioni rappresentano indubbiamente una novità nel campionato del mondo di ciclocross. Sì, esattamente, sono rimasto anch'io che siano così atleticamente preparati i polacchi, perché non avevamo mai visto la loro presenza nei campionati del mondo di ciclocross. E vederli così a competere direttamente con i belgi, i svizzeri e altre nazioni, rimango stupito anch'io. Sono presenti anche gli americani, ne abbiamo visto passare uno in 20ª posizione, mentre ecco 10 primi e 0,7 il tempo del quarto giro. Siamo al limite dei 40 minuti di gara. Vi riassumiamo la situazione: in prima posizione l'olandese Stamsnijder, secondo il nostro Ditano a 25 secondi, terzo l'elvetico Müller a 40 secondi, poi al quarto posto il campione d'Italia Wagner con un minuto di ritardo, poi troviamo il polacco Cieliecki e il campione del mondo uscente e grande favorito della vigilia, il belga Libotom a 1:45, poi il polacco Stenke, l'olandese Brouwers e l'altro polacco Mazaki a 2 minuti di ritardo. Ecco.
eccolo qua, Ditano, Vito Ditano. Ditano iniziò con una serie di successi in questa specialità. L'anno scorso venne inserito nella squadra azzurra per la prima volta ad Amorebieta in Spagna, l'anno scorso, dove fu il primo degli azzurri conquistando un quinto posto. Ripetiamo, è un pugliese che però lavora nei pressi di Bergamo e difende i colori della Guerciotti, vale a dire della formazione di quel Paolo Guerciotti che si presenta qui ai mondiali nella duplice veste di patron e di corridore. Eccolo qua, oggi arriva con l'ombrello Paolo Guerciotti. Allora Paolo, abbiamo detto che tu a questi mondiali ti presenti in una duplice veste, penso sia un fatto unico nella storia del ciclocross, in particolare del ciclismo in generale, dove c'è un patron, un industriale che tra i dilettanti sponsorizza un corridore e poi il giorno dopo corre tra i professionisti. È la prima volta che vesti la maglia azzurra tra i professionisti, anche perché sei passato professionista proprio un mese fa per forse concludere questa tua lunga carriera. Allora, un giudizio su Ditano che vediamo proprio in questo momento. Direi che innanzitutto è il percorso adattissimo ai mezzi di Ditano, infatti è un percorso massacrante e spero veramente che ce la possa fare in questi ultimi due giri, avendo un finale veramente travolgente. Stiamo a vedere, sta recuperando in certi punti e sta perdendo in altri. Siamo qui tutti all'ultimo momento per gridare viva l'Italia se possibile. Senti, e noi te lo auguriamo. Senti, ma il fare il patron oggi, cioè correre, seguire, stare al freddo, cambiare la bicicletta, abbiamo visto che sei tutto infangato, non può compromettere la tua gara di domani, o preferisci, ecco qua, puoi spiegare questi passaggi? Beh, diciamo che io innanzitutto ho solamente controllato sull'argine il mio corridore. Per quanto riguarda la fatica o il fatto di prendere acqua, quello sono abbastanza riparato e non è che possa compromettere la gara di domani innanzitutto. Giustamente il mio posto in questo momento è qui davanti a Ditano, il mio corridore. Senti, ma dopo aver visto questo percorso, dopo aver visto come debbono faticare, non è che ti venga l'idea di rinunciare all'ultimo momento? Assolutamente, poiché questa è la mia più grande passione, il mio più grande hobby. Come ha detto lei appunto un attimo fa, non è facile trovare uno sponsor e un corridore in un momento come questo, e visto e considerato il clima di questi campionati del mondo. Comunque, come dico, non faccio fatica perché mi sento veramente di farlo. Tu sei l'unico sponsor che, oltre a cacciare i soldi, sappia anche quello che deve soffrire il corridore. Quindi magari largheggi un po' di più nei premi o sei tiratissimo? No, diciamo che i premi vengono stabiliti all'inizio dell'anno a seconda del valore del corridore. Dipende, ci sono inconvenienti, o chiamiamoli inconvenienti, come potrebbe essere questo, che potrebbe anche diciamo così, interessare a dare qualcosa di più. Bene, adesso vai a dare una mano a Ditano, ti preghiamo, siccome dobbiamo chiudere tassativamente alla fine della gara, ti pregheremmo di portarci immediatamente in volata Ditano qua. Tra le altre cose, Paolo Guerciotti quest'anno fornisce numerosissime squadre a livello professionistico, e tra le altre cose anche Baron Kelly, questo per dare un'inquadrata al valore di Guerciotti, che ha iniziato, ripetiamo, come ciclopratista e poi man mano è riuscito a fare fortuna. È una famiglia che si è sempre dedicata al ciclocross. Prima di Paolo c'era Italo Guerciotti, che è stato per parecchi anni anche il più anziano corridore, ha gareggiato sino a che? Fino al 71, è stato due volte azzurro nel 57 e nel 59. Senti, all'epoca di
Severini e Di Longo, diciamo che il ciclocross aveva un pubblico, aveva una popolarità maggiore di quella di oggi. Sì, anche per il fatto che avevamo un grosso campione che è Renato Longo, e rimane sempre il mio campione, la mia figura dell'uomo del ciclocross. Beh, non fai molta fatica, dobbiamo dirlo, perché è stato indubbiamente il più grande di tutti. Ecco Di Tano fa il ferroviere. Sì, ferroviere a Verdello. Puoi dirci qualcosa a livello umano di Di Tano, cioè puoi inquadrarci il personaggio, non l'atleta? È un ragazzo che è veramente molto generoso e educato. Ecco, come ha incominciato, eccolo qua, ha incominciato a dedicarsi al ciclocross? È stato tu? Beh, diciamo che è stato per puro caso che un giorno è venuto da me in negozio e ha manifestato questa idea, questa passione per provare a fare le ciclocross. Le è stata data una bicicletta e si è visto subito che aveva veramente i mezzi e i numeri per diventare qualcuno. È stato per quello che ho cercato di fare il possibile per aiutarlo e per prenderlo con me in squadra. Va bene, adesso vallo a incitare, gridagli forza Di Tano e portacelo subito dopo. Ed eccoci al quinto passaggio, è passato l'olandese ed ecco due azzurri in seconda e terza posizione, Di Tano e Benato, ma è un corridore doppiato, erano sì due azzurri ma uno dei due era doppiato, si trattava di Benato, mentre Di Tano è ora a soli 15 secondi da Annie Stavsnyder. Ecco qua i due azzurri, uno dei quali, ripetiamo, è però doppiato, si tratta di Benato, mentre veramente eccezionale la rimonta di Vito Di Tano, questo gigante pugliese. Ed ecco Vagneur in terza posizione a 1:10. Allora, primo Stavsnyder Olanda, secondo Vito Di Tano a 15 secondi, in terza posizione ancora un azzurro, vale dire Vagneur a 1:05. Ora sentiamo il parere di uno degli organizzatori, vale a dire il signor Weiner. Diciamo che ecco qua, intanto vedete che subito dopo il tratto più difficile le biciclette devono essere completamente lavate. Come avete scelto questo percorso? Questo è un percorso già collaudato da parecchi anni, già il quinto anno che facciamo una gara di ciclocross. È stato scelto anche dalla federazione italiana 3 anni fa. Intanto ecco che è passato Liboton con il polacco Cielecki, il ritardo 2 minuti, ormai continua a perdere terreno ad ogni tornata quello che era designato quale il grande favorito, vale a dire Liboton, campione del mondo uscente. Ecco intanto in prima posizione l'olandese che sta doppiando un altro concorrente. Allora, un giudizio su questo percorso, perché l'avete scelto? Questo è un percorso spettacolare per noi. Noi l'abbiamo scelto anche perché abbiamo già visto gli ultimi 4 campionati mondiali, abbiamo visto che a Sacolongo si poteva benissimo avere un percorso da mondiale. Difatti oggi lo dimostriamo anche contro l'incuria del tempo, che è veramente un po' micidiale per noi. Però quanto costa organizzare un campionato del mondo e quanto perderete, visto che con questo tempo il numero degli spettatori è logicamente limitato? Innanzitutto, quanti sono gli spettatori? Ma su questo non lo posso dire, perché io sono l'organizzatore ma non sono il cassiere, quindi non lo so. Non so né il costo né... Comunque, quanti spettatori pensavate di poter avere qui a Sacolongo? Ma si pensava oggi di avere un 10.000 spettatori e un 15.000, 20.000 domani. Quindi sarete in perdita? Dipende dal tema. Ma io penso di sì, ma sinceramente non sono il cassiere, non so i costi che abbiamo avuto finora. Sacolongo cosa significa esattamente? Può inquadrarcelo a livello geografico? Sacolongo è un piccolo paese a 10 km da Padova. Quanti abitanti? 3.678, mi ha detto il sindaco 2 minuti fa, a meno che non sia nato qualcuno in questo momento. Dunque, allora, siamo a 10 km da Padova, ai piedi dei Colli Ugani. Sì, Colli Ugani siamo a 7 km, dai Colli Ugani 8,5 da Abano, e a 20 km abbiamo Vicenza. Cosa vi ha spinti ad organizzare il mondiale? Beh, il mondiale ci ha spinto un po' la passione per il ciclismo, anche perché io sono un ex magari fallito ma un corridore di una volta, no?
e anche perché il paese abbiamo parecchi... Ecco uno scatto di Ditano. Abbiamo parecchi corridori che hanno corso da giovani e che oggi come oggi sono dei veterani ciclamatori e si sono dati un po' alla passione degli organizzatori. Ci siamo messi a... Ed ecco un attimo, scatto di Ditano che ha superato, ora lo vedremo nella prossima inquadratura, ha raggiunto e superato Stan Snyder, vedremo. Sì, conferma lo speaker ufficiale, lo scatto che avete visto era quello forse decisivo, ha raggiunto e superato Annie Stan Snyder, quindi Vito Ditano è al comando della corsa. Possiamo parlare comunque vadano le cose di prestazione eccezionale, ecco veramente una prestazione eccezionale, comunque vadano le cose, ripeto, del gigante pugliese al suo secondo mondiale su di un percorso micidiale. Aveva un ritardo di 45 secondi, ad ogni tornata ha ridotto il distacco ed ora a metà del quarto giro Ditano, del quinto giro Ditano è passato al comando. Siamo alle spalle della tribuna stampa, intanto vedete, eccoci, il tempo del quinto giro, 10 primi e 20 secondi, vi ricordiamo che la distanza globale 19 km e mezzo, 7 giri, quando i corridori transiteranno nuovamente davanti alle tribune, saranno al sesto giro, intanto vediamo che la sorpresa di Ditano ha fatto sì che l'ambiente qui sia veramente euforico, nessuno si aspettava una cosa del genere, sentiamo Longo le possibilità, ecco qua. Sì, vediamo Ditano sorprendere tutti oggi. Comunque io prima avevo detto, abbiamo visto Ditano iniziare a correre il ciclocorso lo scorso anno ed esplodere alla maniera di tutti i grandi del ciclocross. Ecco, questa è una scena veramente apocalittica, questo cambio di biciclette, questo lancio. Ecco, se si potesse definire con un'immagine il ciclocross, pensiamo che questa sarebbe la più significativa, la più emblematica, questo gettare la bicicletta quasi come un senso di liberazione per prenderne un'altra pulita. Sì, noi vediamo che gettano la bicicletta appesantita dal fango per prendere una bicicletta pulita nel tratto che vanno a piedi, dove la bicicletta viene a pesare 2, 3, 4 kg anche in meno, in modo da avere una spinta maggiore nella corsa a piedi. Ecco, una bicicletta da cross quanto pesa esattamente? Ah, io anche negli ultimi mondiali che ho corso la mia bicicletta pesava 9 kg e 3 etti, 9 kg e 4 etti. Poi bisogna tenere in considerazione la ruota libera che tante volte viene maggiorata di denti e pertanto porta da un metro di 2-3 etti anche di peso. E poi il fango, se c'è molto fango che si appiccica nella bicicletta, questo contribuisce ad appesantire il peso della bicicletta stessa. Intanto ecco che vediamo passa Flyban, mentre siamo al limite degli 8 minuti e mezzo, quando i corridori transiteranno davanti alla nostra postazione suonerà la campana che annuncia l'ultima tornata di questo campionato del mondo.
Vi ricordiamo che la regia di questo campionato del mondo di ciclocross è affidata ad Enzo De Pasquale, che è stato costretto all'ultimo momento a spostare velocemente le telecamere dalla zona più spettacolare, zona che però è stata tolta dal percorso proprio un'ora prima dell'inizio della gara, una zona che era stata ritenuta troppo faticosa, troppo piena di fango, avrebbe snaturato l'idea del ciclocross, idea che dovrebbe essere una gara di ciclismo a piedi, ma con un percorso del genere i 4/5 della gara vengono effettuati a piedi. Siamo ormai all'ultima tornata. Ecco Titano, suona la campana per Vito Titano, ci precisa un collega pugliese che c'è un errore sul programma ufficiale. Vito Titano è nato a Selva di Fasano in provincia di Brindisi. Ecco intanto che l'olandese passa con un ritardo di 12 secondi e a 13 secondi è passato Müller, ancora 2,5 chilometri prima della conclusione della gara, ci ricorda Sorgelos, ancora 12 secondi fra l'olandese Stampschneider, Müller e Titano, sorprendente leader di questo campionato del mondo di ciclocross. Ormai ci sono parecchi corridori doppiati. Ecco che passa ora Wagner. Ecco qua Wagner all'ultimo giro. Il ritardo di Wagner è 1,33, ma ormai seguiamo Vito Titano. Eccolo qua in questa sua cavalcata verso l'Iride. Una caduta ha rallentato la marcia di Wagner. Ecco, puoi commentarci il finale di Titano? Ci rivolgiamo nuovamente a Renato Longo, l'unico italiano che abbia conquistato la maglia iridata di questa specialità per ben 5 volte. Ci vediamo Titano, malgrado sia l'ultimo giro, che va ancora molto bene e sembra molto fresco anche. Penso che sia difficile che perda questo campionato del mondo. Vediamo anche l'olandese subito dietro di lui, ma possiamo considerare già una vittoria in casa. Diciamo che Vito Titano come corridore è abbastanza atipico, è alto 1,90 m e proprio questa sua altezza, queste leve gigantesche avrebbe potuto fare come te dell'atletica, del fondo. In effetti sei un longilineo come lui, siete due atleti che vi siete, due fondisti che vi siete dedicati al ciclocross. Sì, vediamo Titano che scende di bicicletta come se fosse un corridore che corre già da anni il ciclocross,
riprende la sua marcia a piedi efficiente, risale in bicicletta senza perdere una battuta, cioè è un corridore, diciamo, che è anche preparato atleticamente, e questo è dovuto anche dalla sua struttura atletica, cioè è a confronto di altri corridori che tentano a riavviarsi immediatamente una volta risalito in bicicletta dopo la corsa a piedi. Lui al contrario, lui va molto bene anche dopo la corsa a piedi quando risale in bicicletta. Soprattutto considerando che è ancora giovanissimo di Tano, visto che ci sono degli errori sul programma, vediamo di puntualizzare con i colleghi baresi la esatta località di nascita e l'esatta data di nascita. Allora, sul programma ufficiale di Tano appare come nato a Monopoli in provincia di Bari nel 44, invece voi dite? 54, prego. Comunque di Tano è nato a Selva di Fasano, frazione di Fasano e provincia di Brindisi, il 23 settembre del 1954, ma risiede a Verdello di Bergamo, dove fa il ferroviere. Questa è l'attività che lo ha costretto praticamente a scegliere il ciclocross, che lo impegnava soltanto la domenica, anziché la strada, che lo avrebbe occupato anche nei giorni feriali, cosa che ovviamente non era possibile. Quindi è un ragazzo che riesce a ottenere il massimo nella vita e nello sport. Grazie. Ecco qua Di Tano, ormai prossimo al traguardo. Vi ricordiamo i passaggi al sesto giro coperto in 10 primi e 3 secondi. Primo Di Tano, Stamneider a 12 secondi, Müller a 13, Vagneur a 1,33. Vagneur che, vi ricordiamo, è stato vittima di una caduta. Cerchiamo ora di chiedere a Pacciarelli, che è il segretario generale della federazione, di consentire una variazione al protocollo, alla cerimonia protocolare, e di consentire a Di Tano di raggiungere prima la nostra postazione e poi il podio per la consegna della maglia iridata. Pacciarelli ha recepito il nostro messaggio, ci manderà immediatamente Di Tano prima della consegna della maglia iridata. Noi ci auguriamo comunque di potervi presentare anche la cerimonia protocollare. Ecco qua Di Tano. Di Tano che si sta ormai avvicinando al traguardo, e la grossa sorpresa, la grande, dobbiamo dire ancora più bella, perché si tratta di un azzurro, sorpresa di questo campionato mondiale. Era considerato indubbiamente il migliore tra i nostri, il più promettente, ma più di un piazzamento nessuno pensava che il bravissimo, dobbiamo dirlo, corridore pugliese riuscisse ad ottenere. Invece, dopo una partenza abbastanza lenta, vedete ora l'olandese Stavsnyder, dopo una partenza piuttosto lenta, con un ritardo di un minuto, il nostro Di Tano è andato sempre recuperando. Avete seguito lo scatto decisivo.
data 1967, l'ultimo successo italiano in un mondiale di ciclocross. Renato Longo a Zurigo, però Longo era professionista, si correva open, cioè in una sola giornata gareggiavano insieme dilettanti e professionisti. Ora il meeting si disputa in due giornate, i dilettanti il sabato, i professionisti la domenica. Il cavallo sul quale puntavano gli azzurri era il 35enne professore valdostano Franco Vagneur. Proprio mentre Vagneur stava recuperando è rimasto vittima di una caduta. Di Tano, che già l'anno scorso era stato il migliore dei nostri relativamente alla squadra azzurra, quest'anno Vito Di Tano è il migliore in senso assoluto. Ed ecco Di Tano ormai a 100 metri dalla linea del traguardo, può rialzarsi. Dobbiamo dire che se il buongiorno si vede dal mattino, auguriamoci che questa stagione per gli azzurri sia piena di trionfi. Prima gara della stagione, primo successo di un italiano, prima vittoria in un mondiale. Dobbiamo dire una vittoria ancor più bella perché insperata e soprattutto perché ci giunge da un giovane, anzi da un giovanissimo. Vittoria sofferta più di ogni altra perché Di Tano è stato costretto a recuperare dopo uno svantaggio iniziale di oltre un minuto. Ecco qua Di Tano, mentre arriva Liboton Starlo, ecco qua con questo microfono lo abbraccia Guerciotti. Lasciamo che Di Tano possa sfogare la sua gioia, non turbiamolo in questo umanissimo momento, mentre Paolo Guerciotti gli sta gridando è vero. Ecco la maschera, un primo piano di Di Tano ed ecco la prima frase di Di Tano, campione del mondo. Non ci credo. Comunque lo dedico a tutti i sportivi. Ce la fai un po' a ricordarti questa gara, a raccontarci? Non ci credo, l'ho fatta regolare, ho seguito i consigli di Gregori. Devo tutto a lui, devo. E diciamo che devi tutto anche al tuo fisico, 1,90. Ecco, possiamo un po', siccome ci sono state molte discussioni sulla tua storia, puoi raccontarcela tu in questo momento? Non ci credo, guarda. Non mi sembra vero. Ed ecco intanto che gli viene consegnata la maglia azzurra, lasciamo anche al collega svizzero, ecco che lancia questi guanti. Sentiamo intanto anche l'intervista del collega svizzero. Mi accontentavo nei primi 5, mi sembra un sogno. Io un meridionale sul podio, non ci credo. E adesso lasciamo che Di Tano corra verso il podio per rivestire la maglia iridata. Vorremmo poter concludere la nostra trasmissione con Di Tano in maglia iridata, quindi Pacciarelli, poi dovrai anche andarti a far ripulire perché hai ridotto questo impermeabile, e adesso portacelo sul podio per la consegna della maglia iridata. Allora, Vito Di Tano, campione del mondo. Abbiamo ancora un paio di minuti prima della conclusione. Allora, trionfo azzurro ancora più bello proprio perché insperato con Vito Di Tano. Abbiamo qui il sindaco di Saccolongo, si dia da fare anche lei per portare Di Tano sul podio. Sentiamo intanto Vagneur più tranquillo, puoi definirci tecnicamente Di Tano? Ma è un ragazzo che va molto bene a piedi e pensavo che ai mondiali facesse delle belle cose perché ha sempre tenuto, ha detto vado piano tutto l'anno ma ai mondiali ci sarò.
E oggi, quando l'ho visto passare davanti a Stan Miller che era in testa, ero contento, anche se per me è finita con un altro quarto posto e il podio non posso toccarlo neanche quest'anno. Intanto ecco i primi botti di gioia. Vediamo che Ditano ha già raggiunto la zona riservata. Ecco, a te cosa è successo esattamente? Ma io sono partito lentamente, siamo stati un po' sotto la pioggia prima della partenza e ci siamo un po' raffreddati tutti. E poi ho cercato di andare via un po' in progressione, ma per me è dura. Comunque ho fatto un ottimo quarto posto che non pensavo neanche io, a dire il vero. Senti, Ditano è alto 1,90. In un percorso come questo ha avuto una importanza fondamentale la sua struttura atletica? Io penso senz'altro, poi a piedi è molto forte, si è convinto. Abbiamo dormito assieme stanotte, lui ha dormito, io come al solito ho vegliato aspettando questo ultimo appuntamento importante. E lui invece ha dormito tranquillo come sempre, ha scherzato come sempre. E oggi ha fatto un capolavoro e non ci crede forse neanche lui. No, infatti ha continuato a dire non ci credo, non è vero. Abbiamo trovato forse l'erede di Longo, perché assomiglia molto e a piedi è fortissimo. Ecco, allora, poiché ci dicono che dobbiamo chiudere, io vorrei chiudere con questa immagine di Ditano. Ditano che ormai ha superato, possiamo dire, lo shock di sentirsi campione del mondo. Allora riepiloghiamo l'ordine d'arrivo. Vito Ditano, Italia, campione del mondo di ciclocross dilettanti. Tempo 1:10 per coprire i 19,5 km del percorso. Al secondo posto l'olandese Stamneider a 41 secondi, terzo l'elvetico Müller a 1:15, quarto Vagneur, altro azzurro, a 2:07, quinto Stenker a 2:33, sesto Cilenka, polacco, a 2:50. E con l'immagine di Vito Ditano, campione del mondo di ciclocross, concludiamo la nostra telecronaca diretta da Saccolongo. Appuntamento a domani pomeriggio per il campionato del mondo dei professionisti. Gentili signore e signori, buon pomeriggio.